C'è soltanto Jerry? Ok, eccoti qua. Che cosa dice? Offrire arma. Ma ha visto cosa hanno scritto? Usando una parola che sì, non comprendo completamente. Ma io lo trovo vero perché parlano di arma. Basta così. Louise. Quello che non sappiamo è se capiscano la differenza che c'è tra un'arma e uno strumento. La nostra lingua è complessa e a volte una parola può avere vari significati. È anche possibile che ci stiano chiedendo di offrire loro qualcosa e non il contrario, come principio di uno scambio. Come chiariamo le loro intenzioni, a parte queste due parole? Beh, io torno dentro. Torniamo subito dentro e chiariamo la questione. È più complicato di così. In che senso è più complicato? Colonnello, il segretario della difesa è in linea per lei. Teniamo per noi l'informazione finché non abbiamo capito. E non la condividiamo con i nemici. Dobbiamo contemplare l'idea che i visitatori ci stiano istigando a combattere fra di noi finché non prevarrà una sola fazione. Non ci sono prove di questo. Sì che ci sono. Basta prendere un libro di storia. Gli inglesi in India, i tedeschi in Ruanda. Gli hanno perfino dato un nome in Ungheria. Se... Siamo un mondo che non ha un unico leader. È impossibile trattare solo con uno di noi. E con la parola arma adesso. Alpert. Sì, signore. Al comandante, ricevuto. Attesa di informazioni, nessuna conferma ancora. Siamo in stand-by. Non si sa niente? Che cosa hanno detto? La Cina e la Russia sono disconnesse, non parlano con nessuno. Quello che hanno appreso durante l'ultima sessione li ha spaventati. Sì, signore. Allora? L'ordine è di fare lo stesso. Ma sono nostri alleati. Colonnello, non può chiudere adesso. Disconnetti anche noi. Fallo. Abbiamo ricevuto un messaggio dagli... Maledizione! È vitale parlare tra di noi. Vuole parlarci? Scopra che vuol dire questo. Tutti gli interpreti e gli intermediari internazionali sono invitati a ritirarsi e presentare i coordinatori di unità. Non abbiamo mai ripreso una sessione. Dai, Louise, fidati, ok? Abbiamo tempo, dobbiamo solo darci una mossa. Usare arma. Questo è il messaggio alieno che oggi sembrerebbe aver spinto il governo cinese a decidere di ritirare i propri scienziati dalla missione internazionale. Il generale Shang ha dichiarato: la Cina non si fida più degli alieni, che vogliono dividerci. L'umanità deve essere protetta. La Cina ha richiesto immediatamente degli incontri all'ONU.